siamo con Vandaferro, Fratelli d'Italia, reduce da una campagna elettorale impegnativa a Catanzaro e da una battaglia politica. Che cosa ne trae da questa esperienza? Ma per un verso un dispiacere della mancata sintesi al primo turno con gli alleati storici del centrodestra su una candidatura unitaria, una mia scesa in campo a 48 ore dal deposito della lista con giovani, con un buon 10% sul piano ovviamente personale, un ottimo quasi 5% di una lista di ragazzini alla prima esperienza che vedono oggi un seggio pieno. A questo ovviamente c'è stato un secondo turno al quale abbiamo ancora una volta tentato di riannodare i fili con Lega e Forza Italia appoggiando il candidato Valerio Donato, che ha avuto, come del resto risulta anche da studi abbastanza autorevoli, il voto da parte di Fratelli Italia. Qualcosa è venuto meno, non si sa come e perché, ma soprattutto insomma con quella volontà oggi di parlare della città, di essere opposizione senza se e senza ma, mai strumentale come abbiamo fatto col Conte 1, col Conte 2 e col governo Draghi, un'opposizione che proporrà le proprie idee, una visione della città che sarà attenta e vigile, ma soprattutto che vorrà dare un indirizzo, con l'auspicio ovviamente che si lavori sui grandi temi nell'unico interesse che è quello di una città che deve ritrovare quell'entusiasmo e soprattutto quella rinascita. Come si unisce il centrodestra? Ecco, dicono l'importanza del centrodestra unito, ma come si unisce poi concretamente? Ma io mi auguro che si possa unire anche rispetto alle varie dichiarazioni, appelli fatti da Giorgia Meloni, oggi leggo la risposta anche della Lega, c'è stata anche una dichiarazione da parte di Forza Italia attorno a un tavolo, ma in quella sostanza dove ci deve essere un patto per il futuro, un guardare a quel mondo dei moderati, non a quei moderati che però passano come fosse insomma un balzello così semplice da una parte all'altra secondo la convenienza, quindi con un'ampia apertura alle persone che sposano un progetto, però mai col PD, mai con i 5 Stelle. E questo deve essere confermato, come è stato per noi, nell'aver dato una parola agli italiani sui tanti temi, sulle tante battaglie. A livello locale lo si fa mettendo da parte l'idea di dover guadagnare una leadership di uno rispetto all'altro, le leadership lo devono riconoscere le persone. Guardi, per me l'esito più bello è stato vedere che con una sola lista abbiamo toccato quasi il 10%, altri con 5 liste devo dire sono arrivati a un 13% e noi non avevamo alle nostre spalle né potentati né altro. Quindi credo che la gente sappia riconoscere la buona politica, sappia riconoscere le buone scelte. Certamente, ecco, va anche detto che il centrodestra aveva chiesto a me una candidatura come sindaco in termini di coalizione unitaria, ma probabilmente non c'erano le condizioni per i paletti che avevo posto. I paletti erano anche una forma di rigenerazione, non totale, ma di buona parte della politica.